caro saluto a tutti i nostri Radio Club ascoltatori da parte di Luigi Pasculli. Roma-Cagliari, valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A, è terminata da poche ore con il punteggio di 3-0 a favore della squadra giallorossa. Partita veramente mai in discussione. In questa stagione difficilmente si era vista una Roma dominare in modo così lapalissiano il proprio avversario. È vero che il Cagliari ha avuto un atteggiamento probabilmente sbagliato, molto sbarazzino, anche in considerazione del fatto che poche ore prima l'Empoli aveva perso a Bologna, consegnando così di fatto quasi matematicamente la salvezza ai sardi, ma rimane veramente una prestazione importante della Roma, oltre ai demeriti del Cagliari nel primo tempo. Partita chiusa praticamente dopo 8 minuti. Al quinto, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, c'è stata una spizzata di testa di Manolas e Fazio a centrare ha colpito il pallone. Cragno ha provato a smanacciarlo, ma la Goal Line Technology ha segnalato all'arbitro Manganiello che la palla aveva interamente oltrepassato la linea di porta. 3 minuti più tardi, il raddoppio di Pastore, che a sorpresa era stato schierato trequartista da Ranieri nell'ormai rodato 4-2-3-1. Pastore che ha ricevuto palla al limite dell'area da parte di Kluivert, aprendo parentesi, ottima la prestazione del talentino olandese quest'oggi, e ha sferrato un destro a giro che solamente i giocatori di grande classe sanno fare. Il grande rimpianto della Roma di quest'anno, uno dei grandi rimpianti è proprio lui, perché se fosse stato bene, se avesse avuto una condizione fisica accettabile nell'arco della stagione, sarebbe stato un giocatore veramente, veramente importante. Ma insomma, tant'è, oggi Pastore ha fatto un'ottima prestazione, anche nel primo tempo ha sfiorato un'altra rete con la palla che ha colpito la traversa, e poi sulla stessa azione c'è stata un'occasione importante per Lorenzo Pellegrini. Per il resto, il primo tempo, dopo il 2-0 da parte della squadra giallorossa, è andato via via spegnendosi. Il Cagliari ha provato una reazione subito dopo il 2-0 con un bel tiro di Pavoletti che è stato parato da Mirante. Nella seconda frazione di gioco la Roma ha rispinto sull'acceleratore nuovamente, ma nonostante le tante occasioni create e soprattutto la densità che è stata fatta nell'area di rigore sarda, la rete del 3-0 è giunta solamente a 4 minuti dalla fine con Kolarov, che è stato bravo a sfruttare una ribattuta su un tiro di Perotti che era stato parato in uscita da Cragno. Una Roma, come dire, veramente convincente. C'è poco altro da aggiungere, veramente. Se questa squadra avesse fornito sempre queste prestazioni, oggi probabilmente parleremmo di tutt'altra classifica. In serata l'Inter ha pareggiato contro la Juventus per 1-1. Se da un lato si può dire che abbiamo guadagnato 2 punti sull'Inter, dall'altro c'è da sottolineare come la Juventus tra 2 settimane allo Stadio Olimpico non ci regalerà assolutamente niente, essendo uscita dalla Champions, avendo solamente il campionato. Sarà veramente, veramente dura riuscire ad avere la meglio sui bianconeri, ma ora dobbiamo concentrarci sul prossimo obiettivo. C'è prima la trasferta di Genova contro la Sampdoria, di Genova contro il Genoa, scusate. Un Genoa che domani andrà a giocare a Ferrara. È vero che pur perdendo manterrebbe 5 punti di vantaggio sull'Empoli terz'ultimo, che oggi ha perso a Bologna, ma chiaramente se dovesse fare risultato pieno a Ferrara, 8 punti di vantaggio per il Genoa a 3 giornate dalla fine, a 4 giornate, rappresenterebbe un vantaggio importante. Ed è innegabile che per la Roma potrebbe essere una partita decisamente più semplice, ma ripetiamo, molto dipende dall'atteggiamento che metterà in campo la Roma. Se i calciatori scenderanno in campo con la stessa grinta, con la stessa determinazione, soprattutto con la voglia
dimostrata quest'oggi, difficilmente la Roma uscirà dallo stadio Ferraris di Genova senza i 3 punti, anche perché insomma il divario tra le due squadre è veramente importante. Domani ci metteremo sul divano e vedremo quella che per noi probabilmente è la partita più importante, Torino-Milan. Un Torino che non potrà concedere nulla al Milan proprio perché è pienamente in corsa anch'esso per un traguardo prestigiosissimo e quindi c'è da sperare che magari esca fuori il risultato migliore, un pareggio o ancora meglio anche una vittoria del Torino che pur conquistando i 3 punti rimarrebbe comunque dietro alla Roma e la settimana prossima dovrebbe affrontare la Juventus. E il Milan ha un calendario dopo il Torino più semplice, ma c'è da dire che è una squadra che sta soffrendo moltissimo, una condizione fisica precaria e una serie di risultati negativi che stanno minando delle certezze importanti all'interno di quel gruppo. Tornando alla Roma, che cosa c'è da sottolineare? Che alcuni giocatori che hanno deluso per buona parte della stagione stanno tornando a livelli importanti se non importantissimi. Fazio è un difensore di grande livello al momento, sembra un lontano parente rispetto a quel Fazio tra virgolette disgraziato che abbiamo visto in tante partite di questa stagione. Kolarov si sta confermando, Pellegrini sta prendendo in mano le redini di questo centrocampo, lo stesso Kluivert, El Shaarawy, Dzeko che nonostante o quest'oggi non abbia segnato, ha fornito una prestazione importante pur essendosi mangiato un gol davanti alla porta. Tutta la squadra in questo momento gira e sta crescendo e comunque buona parte dei meriti vanno assoldati a mister Ranieri, che comunque sta facendo delle cose importanti. È vero che quella che è stata prodotta è un'opera di normalizzazione da parte di Ranieri, ma comunque sia è una normalizzazione che sta portando i suoi frutti perché ogni calciatore è messo nelle proprie condizioni migliori e tutti rendono al meglio. È innegabile che tutti questi clean sheet, queste porte inviolate in queste ultime partite, ricordiamo, la Roma ha preso un solo gol nelle ultime 4 uscite, sia un grandissimo merito da parte di Ranieri che sa curare alla perfezione una fase difensiva che sta facendo tornare anche la Roma come numeri e come approccio di squadra ad una realtà più consona che le può appartenere. Sono rimasti 360 minuti di campionato, il calendario recita Genoa fuori casa, Juventus in casa, la trasferta di Sassuolo e si chiuderà con la partita casalinga contro il Parma. È innegabile che per sperare di andare in Champions League bisognerà fare quantomeno 10 punti, ma realisticamente ne serviranno 12 per cercare di raggiungere questo traguardo molto molto importante. E poi si comincerà a parlare del futuro. Quest'oggi nella mix zone delle interviste, prima dell'inizio di Roma-Cagliari, Francesco Totti ha fatto intendere che la Roma è seriamente intenzionata ad ingaggiare Antonio Conte per la prossima stagione, che ci sono stati già 3 contatti tra il mister Leccese, ex Juve e la Roma, quindi questo fa capire che le intenzioni sono veramente serie e c'è la voglia, la volontà di investire ancora. Ora bisognerà attendere un paio di settimane per capire quali sono le reali intenzioni di Conte, ma abbiamo anche capito tra le righe, dalle parole di Francesco Totti, che la qualificazione alla Champions non è una condizio sine qua non per Conte, quindi nel caso in cui non dovessimo raggiungere questo agognato traguardo, non verrebbe scartata a priori comunque la candidatura del mister che più che il raggiungimento del traguardo Champions mira ad avere rassicurazioni per un progetto
tecnico di livello importante. E se la Roma, con Petrarca, che molto probabilmente sarà il nuovo DS, può sedersi al tavolo avendo delle argomentazioni importanti per convincere Antonio Conte, il futuro sicuramente può essere veramente roseo. Con questa vittoria in tasca, con questi 3 punti fondamentali che ci auguravamo ieri in presa diretta con Roberto De Angelis, auguro a tutti i nostri radioweb ascoltatori un buon proseguimento di serata. A risentirci nei prossimi giorni da parte di Luigi Pasculli.